Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Bus Simulator, sempre in compagnia di Fra747 Lula. Oggi in questo video, ovviamente, anche lui non lo sentirete come la volta scorsa, ma lo sentirò solo io. Intanto, siamo già a bordo del nostro MAN, che però la volta scorsa ha guidato Fra, e io sinceramente non ho mai provato. E questa volta ho fatto una nuova tratta. Aspettate che però qua non ho aperto il garage, ho fatto un piccolo fail. Stavo dicendo, stavolta ho fatto una nuova tratta che comprende poche fermate, ma comunque dura 18 minuti. Scusate per l'ultimo video, perché sono uscite le scritte e non volevo. Oggi cercherò di non farlo uscire in qualche modo. E poi non riesco ad attivare i commenti. Però quello è la roba che ci importa di meno. Intanto adesso stiamo già partendo. Come nello scorso video andrà avanti Fra. Qua non trovo manco il drive neutro. Non l'ho mai guidato sto pullman. Dov'è? Dov'è il drive neutro? Fra, tu sai dirmi dov'è il drive neutro? E a retro? Aspettate perché... Ah ok, ho capito che è questo. È una rotellina, ha detto. Infatti, ok, qua centriamo. No, sono un po' un genio. Ok, cos'è successo? No, no, sta succedendo un casino. Ok, ora possiamo partire. Fra, ci sono, tranquillo. Ok, c'è già la coda qua, perfetto. Iniziamo benissimo proprio. Ok, forse oggi farò un po' meno tagli, perché se il video uscirà un pochino più corto potrò fare meno tagli. Siamo già in coda, un inizio perfetto. Fra è già andato lontano anni luce. Iniziamo proprio bene. Speriamo di avere la stessa tratta come la scorsa volta, perché qua sennò non finiamo più. Qua c'è la macchina di Benjamino in company. L'ho quasi presa. Attenzione, sembra di essere su Formula 1 dei poveri. Qua curviamo a sinistra con la freccia. Aiuto, stavo per prendere una macchina in pieno, mi sa. E siamo passati. Qua siamo quasi arrivati alla fermata, dal deposito. E Fra è già, mi sa, arrivato. Fra, sei arrivato alla fermata? Punto di domanda. Ok, arriva fra poco, perfetto. Intanto noi qua dobbiamo curvare a sinistra. C'è il semaforo verde. Attenzione, siamo arrivati fortissimi. Ah, infatti mi sono dimenticato di mettere il limitatore. Non c'ho voglia di tirare le staccate su Bus Simulator. Qua non passiamo col rosso. No, no, era giallo. Perfetto. Pullman non ce la fa più, non ci credo. Oh, vai avanti. Carcassa. Non è vero, non sei una carcassa. È nuovo questo pullman. Anche se mi sa che non ha molti cavalli. Comunque, intanto siamo quasi già arrivati alla fermata. Ma è già arrivato qua, ci stanno già chiedendo i biglietti. Settimana regolare, quantità 1, 2 euro, perfetto. Abbiamo già finito. Fra, parti? Tanto non abbiamo persone di... Sì, ma si sono fermate, dai. Fra, parti. Ah, Fra ha beccato due senza biglietto, perfetto. Ok, intanto qua partiamo. Dopo la curva mi si è spento il pullman. No, mi si è spento il pullman. Ok, possiamo ripartire, perfetto. Intanto qua c'è una mega buca più avanti. Qua non prendiamola noi. Ecco qua, c'è anche una mega coda però. Metto la freccia destra. Intanto controllo... No, scherzo, non controllo il biglietto adesso. Sì, però dobbiamo muoverci qua, sennò ciao, Aiuto! C'è una che sta attraversando intanto. Perfetto. Ah, comunque nello scorso video non vi ho messo il link della sedia perché non mi ricordo più che marca è e non trovo neanche più il nome, non so dove sia finito.
Perché sulla sedia manco c'è scritto, quindi. Vabbè. Non fa niente. Intanto. Siamo nel limite, sì. Dobbiamo stare attenti sempre alle autovelox. Qua c'è un pedone che attraversa senza guardare mentre io vado a 50 all'ora, ovviamente. Cosa sta succedendo qua davanti? Dobbiamo curvare a sinistra. Ma cosa sta succedendo qua? C'era uno che non andava avanti, mi dice Fra, però non lo so. Perché ho sentito da lui il clacson che suonava. Però boh. Non si sa. Comunque mi sa che ho scoperto come si usa l'espansione della mappa. Almeno credo. Vediamo se sto video riuscirò ad attivare i commenti. Non so neanche quante visualizzazioni ha fatto lo scorso video. Qua non entra manco nessuno. Ok. Fra, curva a sinistra. Vado avanti io, zi, dai, vado avanti io. Stai fermo, Fra, fai andare davanti me. Ok. Ora qua curviamo a sinistra. Qua i pedoni non guardano mai quando attraversano e abbiamo la dimostrazione perché prima stavo andando a 50 all'ora e non hanno guardato. Non capisco se è verde o rosso, aspettate. È rosso, ok. Intanto mi posiziono un pochino meglio. Ora è verde. Ok. Adesso qua abbiamo ancora una macchina verde davanti, ma credo che tra poco prenderemo la strada quella dai 70 km orari, che ha molte buche e anche 3000 autovelox. Qua credo che avevamo la precedenza noi, non ho visto, però fa niente. Le buche senza, chissà perché, le buche senza acqua ci danno penalità e anche i dossi ci danno penalità, le buche con l'acqua non ce le danno. Fa niente. Meglio così. Qua abbiamo sempre coda oggi in città. Che cosa c'è? È un giorno festivo. Non lo so. Allora. Qua dobbiamo dargli la precedenza. Però questo gira, quindi possiamo passare noi. Ok. Qua mi sa che mi passa Fra. Non ho capito. Comunque mi passerà in strada, quella corta. Qua intanto, visto che non abbiamo la precedenza, passiamo. Mi sa che al semaforo è rosso. Intanto qua a sinistra c'è l'autovelox. Ditemi quella roba che ho detto nello scorso video delle serie che volete che faccio. Ovvero Formula 1, MotoGP, Formula 1 2020, MotoGP 19, se continuo Truck Driver, se volete che porto anche Raid 4. No, ditemi voi, non so io. Se vi fa piacere, sì, altrimenti lascio stare. Intanto non so se Fra mi passerà qua, boh, non lo so. Non credo, perché è un po' troppo lontano, mi sa. Non ho capito, però fa niente. Qua prendiamo la buca con l'acqua, tanto non si dà penalità. Qua c'è la buca invece e l'abbiamo presa, sì. Uffa. Ci sta passando Fra. Che rischio. Mi sono un po' spaventato perché l'ho visto un centimetro da me e avevo paura che mi prendesse, invece no. Qua siamo ancora in orario, sì, anzi in anticipo addirittura. Credo che ad arrivare lì però saremo tipo a 1:30. Qua non ho visto la buca, ma non me l'ha data, per fortuna, l'ho vista all'ultimo. Qua rallentiamo se non ci dà la multa. Curviamo a destra. Perfetto. Comunque mi sembra di essere un pochino più sciolto con le parole, alla differenza dello scorso video. Poi qua giriamo a sinistra, perché Fra mi sa che si stava schiantando, non lo so, non ho capito. Ok,
che bello. Aiuto. Ok. Oh, wow, 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 wow. Non l'avevo visto, fra. Che fail. Cosa sta succedendo? Qua davanti si fermano, accelerano. Non ho capito niente. Stiamo facendo il coro. Ah, ma c'è un pedone che attraversa. Adesso qua però non vanno avanti lo stesso, non capito perché. Ok, fra cosa sta facendo, fra? Ah, sta sorpassando uno. Ok. Ok, ci hanno fatto passare. Adesso dovremmo girare a destra. Prendo la curva larga. Stavolta. Ok, perfetto. Sarà uno che ci chiederà il biglietto, non lo so. L'ho buffata e l'ho chiamata, ma non volevo il biglietto. Vabbè. Però settimanale 2 si dà un botto in soldi. 56 euro. È una roba incredibile. Io sono già finito i biglietti, cioè. Io vado. Non c'è nessuna macchina. Sì, non c'è nessuna macchina. No, perché non ho guardato. Curviamo a sinistra. Qua. Oh, c'è ancora coda, perfetto. Tanto per cambiare, c'è coda. Che bello. Intanto, fra che sorpassa di nuovo. E adesso sorpasso anch'io perché qua non si può più, cioè. Prendiamo il dosso piano così non ci dà la penalità. Perfetto, possiamo continuare. Adesso prendiamo l'autostrada, quindi credo che saremo già a metà tratta, se non alla fine, non lo so. Oggi facciamo il video abbastanza presto, quindi non c'è problema. Oh, che bello. Adesso poi che iniziano le vacanze di Natale, però mi posso dedicare un po' più ai video, quindi riuscirò a caricarli di più. E anche riuscirò anche forse a portare qualche gioco nuovo, non so. Magari qualche gioco che richiede più tempo. Ma come freccia accesa sul rettilineo? Sto cambiando corsia, non vedi? Non lo so. Ok. Intanto, se non l'avete ancora fatto, se vi piacciono i miei video e volete che continui, iscrivetevi. Attivate la campanellina e mettete un mi piace a questo video. Se per ora vi sta piacendo, ovviamente. Allora, qua ci avviciniamo alla rotonda. Perfetto. Ovviamente qua c'è sempre coda. Anzi, qua addirittura inizia ancora in mezzo all'uscita la coda. Perfetto. Ah, questo non va avanti, non si sa perché quello avanti non va avanti. Non ci sto capendo più niente neanch'io, cioè. Oddio! Stavo schiantando contro una macchina. Fra, io sono ancora dietro alla rotonda in coda, fai un po' te. Cioè, raga, facevo prima a fare la rotonda piuttosto che tagliarla. Che bello. Cioè, si sta facendo... Guarda che coda! Fra, è già la fermata, cioè... No, non è vero, però quasi. Io sono ancora fermo in coda, non lo so. Che bello. È il mio destino stare in coda. Yeah. Ok. Don't feel like working today. Muoviti. Allora. Qua non c'è nessuna macchina, fammi passare se c'è una macchina. Ok, non c'è nessuna macchina. Qua c'è ancora coda, ma non si può più. Uffa, c'è sempre coda. Solo perché gli altri hanno la precedenza.
qua, intanto stiamo già curvando. Fra è già alla fermata, ma no, mi sa che Fra è già al deposito. Non lo so, non ho... Sì, ok, Fra mi ha appena detto che è già al deposito. Questa è l'ultima fermata. Lui mi aspetterà al deposito e poi vedremo. Oh, ma che casino fanno sti freni! Qua intanto ci sono i lavori in corso davanti a noi. Perfetto, qua stanno scendendo tutti. Ovviamente lasciano i rifiuti, dobbiamo andare a pulire. Ok. Allora, che rifiuti ci sono? Io non vedo. Ok, qua. È bellissimo sto manno, io non l'avevo mai usato prima.